Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. La scorsa puntata abbiamo parlato di che cos'è la tonalità. Ma esiste una tonalità più comoda per ognuno di noi? Cantare in libertà. In realtà non è la tonalità ad essere più comoda per un cantante, ma è dove si sviluppa la melodia di una canzone. Ad esempio, se una canzone è in Do maggiore, per me può risultare comoda, ma non tutte le canzoni in Do maggiore sono necessariamente comode per la mia voce, perché dipende da dove il cantante sviluppa la melodia che sta cantando, perché sappiamo benissimo che la melodia riguarda le note che si cantano, mentre l'armonia riguarda gli accordi che si suonano. Facciamo alcuni esempi. La canzone Mad World, che sicuramente conoscete, è in una tonalità che è Mi minore. Vediamo. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Brian Healy for the daily races, going nowhere. Mentre se prendiamo in considerazione la canzone Say Something, la sua tonalità è Si minore e quindi si presenterà così. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Eccetera. Se dovessimo portare questa tonalità alla tonalità di cui abbiamo parlato prima, quindi Mi minore, perché io magari penso che il Mi minore è la mia tonalità, che prima era comoda, vediamo che cosa succede. Non ce la possiamo fare. Questo perché io ho sentito dire spesso la mia tonalità preferita è in Sol maggiore, ad esempio. Questo non è sempre vero perché dipende, come abbiamo visto, da dove si sviluppa una melodia. Quindi attenzione alle tonalità. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà. E se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.